Allora, innanzitutto un ringraziamento va necessariamente all'editore, a GN Media, che ha creduto in questo progetto e l'ha realizzato. Il direttore Alessio Grisantemi in realtà ha dato un contributo notevole all'avvio dei lavori per questa pubblicazione, in quanto ha invitato l'Osservatorio Permanente Eurispes al Social Media Week di Milano l'anno passato, proprio nell'ambito di un panel, di un dibattito sugli e-sport, e questo sicuramente ha rappresentato una tappa importante, uno stimolo importante per decidere di avviare questi lavori. Un ringraziamento al Credito Sportivo, abbiamo qui il Presidente Abodi che non solo ci ospita, come ha detto, ma non è proprio corretto dirlo, il Credito Sportivo che ci ospita, però il Presidente Abodi ci ha regalato una bella prefazione al nostro testo, dove in particolare si evidenzia l'importanza di stare al passo con i tempi. Però nell'indicare questo lo declina con senso di con consapevolezza e senso di responsabilità. Ecco, per noi è molto importante che le istituzioni sportive tutte possano insomma approcciarsi a questo mondo così innovativo in modo propositivo, in modo diciamo positivo, e il fatto che un passo in questa direzione sia stato fatto dal Credito Sportivo per noi è importante. Nel leggere il testo poi vi accorgerete che il tema si intreccia anche con quello dell'impiantistica sportiva, quindi insomma ci sono tematiche assolutamente di interesse anche per il Credito Sportivo. Un ringraziamento poi va all'AIX, come diceva il direttore Grisantemi, il presidente Bruno Molea ha dovuto assentarsi, il presidente ha rilasciato una delle interviste in profondità che compongono la parte finale del testo, che per noi rappresentano il vero valore aggiunto di questo lavoro. L'AIX, o meglio la storia, la mission di AIX sicuramente chiariscono quello che è l'approccio allo sport e alla cultura che è importante rispetto a questo settore. Abbiamo Daniele Masa qui con noi che si offrirà poi di sostituire il presidente Bruno Molea nel suo intervento. Un ringraziamento poi va al presidente dell'Eurispes, che oggi non è qui con noi, al presidente Gian Maria Fara, che ci ha regalato l'introduzione al testo e che costantemente ci guida in una ricerca libera e approfondita su tutti i temi di rilevanza economica e sociale, tra quali appunto anche il tema degli e-sports è sicuramente da includere. Infine un ringraziamento, e poi chiudo con i ringraziamenti, a tutti gli intervistati, sono 11, alcuni intervistati, diversi intervistati sono sia italiani che stranieri, avrebbero voluto essere qui oggi, non ci sono riusciti per motivi professionali, ma hanno assicurato Alessio che saranno sicuramente presenti all'evento di presentazione che organizzeremo a Milano prossimamente. Ecco, io prima di lasciare la parola al collega Strada, che entrerà lui nel vero cuore di questo libro, vale a dire nell'inquadramento, nel possibile inquadramento dell'e-sport nell'ambito dell'ordinamento sportivo italiano, io spenderò poche parole per parlarvi della genesi di questo libro e della sua struttura. Allora, per quanto riguarda la genesi, una premessa va fatta. È un settore, questo, che presenta un altissimo livello di tecnicismo. Un livello di tecnicismo che, devo dire, ci ha messo fin dall'inizio con Andrea e ci mette tuttora un po' in soggezione, anche ora che il libro l'abbiamo scritto. Il tecnicismo di settore è un aspetto molto importante, molto delicato, che deve essere sempre tenuto in adeguata considerazione, anche se purtroppo il legislatore spesso se lo scorda nell'approcciarsi alle tematiche, soprattutto quelle più innovative. Come nasce? Ecco, qual è l'obiettivo che ci siamo prefissati? L'obiettivo è quello di cercare di fare una fotografia il più possibile ampia, senza pretesa di competenza, vista la caratteristica di questo mondo, però il più possibile ampia ed aggiornata di questo mondo. Aggiornata per modo di dire, perché il settore viaggia alla velocità della luce, è proprio una sua caratteristica genetica, quindi ci scusiamo fin d'ora, ma naturalmente un aggiornamento soprattutto nell'ultimo mese, insomma, fa dati, notizie, informazioni, articoli anche sui media mainstream, insomma, veramente è un settore rispetto al quale è difficile stare al suo passo. Si pensa anche che i titoli videoludici stessi, cioè i videogiochi, le regole dei videogiochi cambiano più volte nell'arco di un mese e i giocatori si adeguano immediatamente con i professionisti ai cambiamenti, quindi insomma il cambiamento e la velocità del cambiamento è una caratteristica intrinseca. Sicuramente è uno strumento di facile fruibilità, non abbiamo utilizzato un linguaggio tecnico-giuridico, anche nella parte più tecnica, che è la parte di inquadramento, di possibile inquadramento nell'ambito dell'ordinamento sportivo, abbiamo utilizzato un linguaggio assolutamente accessibile anche per i non addetti ai lavori. Quindi, insomma,
La genesi velocemente, come dicevo con il collega, siamo liberi professionisti, siamo avvocati, ma nella veste di autori di questo testo siamo sicuramente principalmente i direttori dell'osservatorio permanente Giochi Legali e Patologie delle Whispers. Abbiamo quindi avuto una posizione di privilegio nell'approcciarsi a questo tema e quindi accendere un faro su questo spaccato, insomma, di vita sia sociale che economica del nostro paese. Il primo passo, dicevo, il primo step è stato di questo percorso che ci ha portato a questa opera, è stato sicuramente l'aver redatto una scheda tematica dedicata a questa materia, agli esports, nell'ambito del rapporto Italia Whispers 2018. Rapporto Italia, per chi non lo sapesse, è un rapporto sullo stato del paese dal punto di vista economico, politico e sociale che ogni anno l'Istituto Whispers pubblica. Ecco, siamo arrivati alla 31esima edizione l'anno scorso, nel 2018, nella 30esima edizione, composta da oltre 1000 pagine, una scheda tematica sarà dedicata agli esports. E questo è un aspetto che ho sottolineato anche al Social Media Week di Milano, secondo me è una cosa che diciamo, è emblematica dell'approccio dell'Istituto Whispers e dell'Osservatorio a questo tema. La scheda è stata inserita nel capitolo dedicato allo sviluppo e all'innovazione. E proprio nelle premesse di questo capitolo si evidenzia come sia importante utilizzare le opportunità digitali, si precisa, non solo per aumentare il PIL, ma anche proprio per valorizzare, per creare opportunità di coesione sociale, di partecipazione sociale, come proprio l'opportunità digitale come uno strumento per creare, per valorizzare il capitale umano e sociale. Questo è un aspetto sul quale anche il presidente Aix tiene molto a evidenziare, proprio perché c'è un profilo di natura sociale e culturale legato a questo fenomeno. Non lo dobbiamo vedere esclusivamente come un'opportunità di business con tutto no? Il movimento economico che sempre viene evidenziato anche a livello giornalistico. Quindi una visione propositiva e ottimistica verso questo fenomeno che sicuramente rientra nell'ambito della rivoluzione digitale. Vengo alla struttura, abbiamo veramente siamo partiti dalla storia, quindi dai profili storici, ci siamo soffermati sulle categorie di titoli di 2011 e qui apriticelo. Allora, non è che noi si ragiona quando si ragiona di possibile inquadramento giuridico o nell'ordinamento sportivo di una disciplina, cioè non si tratta di disciplinare gli e-sports all'interno, cioè di quando si parla anche di poter unificare la normativa o la disciplina, bisogna tenere presente che abbiamo a che fare con una moltitudine di titoli videoludici. Sono un numero incredibile, l'abbiamo indicati per quanto possibile, ognuno ha le sue regole, ognuno ha le sue dinamiche, ognuno ha le sue tempistiche, ognuno ha il suo titolo di proprietà. Quindi questo è un dato di complessità che assolutamente deve essere tenuto in considerazione quando ci si approccia con un intento di regolamentazione uniforme di questo settore. Poi abbiamo dedicato spazio, abbiamo raccontato le storie dei più famosi videogiocatori professionisti, abbiamo raccontato dei tornei più blasonati a livello internazionale. Abbiamo dedicato uno spazio all'analisi della situazione attuale in Italia e negli altri paesi. Il cuore, dicevo, di cui poi ci parlerà il collega Strada, è quello della proposta di inquadramento nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ma abbiamo dedicato anche spazio ai profili di maggior attenzione e delicatezza dal punto di vista sociale. Abbiamo parlato della presenza femminile negli esports, della disabilità. Abbiamo affrontato i temi contrattuali, quindi profili che riguardano in particolare i cyberatleti, quindi questi ragazzi giovanissimi che sono calati in questo mondo e che quindi hanno anche una posizione da regolare dal punto di vista giuridico e contrattuale. Abbiamo dedicato un capitolo alle sponsorizzazioni e ai media, e questo è sicuramente un capitolo di interesse per chi vorrà fare o chi è interessato a approfondire le opportunità di business in questo mondo. Infine, lo spazio al termine, proprio sui profili di criticità, tra virgolette, quindi dal punto di vista della salute e della legalità, quindi abbiamo dedicato uno spazio al doping, alle problematiche di doping, alle problematiche di legalità connesse alle scommesse, al match fixing. Come dicevo, parte finale, 11 interviste in profondità, per noi queste rappresentano sicuramente il valore aggiunto del libro. È uno sguardo dall'interno ma da differenti prospettive. Tra gli intervistati abbiamo proprietari di team, abbiamo Luca Pagano, il fondatore del team Clash, diciamo, precursore del
business in questo ambito, esperti di marketing, professori universitari, casters, giornalisti e autori, espressioni del mondo associativo sportivo. Quindi abbiamo cercato veramente di valorizzare questo lavoro attraverso queste interviste in profondità, che poi è uno strumento che abbiamo imparato subito da 2 anni a questa parte dall'Istituto Eurispes. Ecco, cosa emerge? 2 dati e poi passo la parola al collega Strada. Cosa emerge da queste interviste? Un dato che è stato evidenziato un po' come un ostacolo alla ricerca di una regolamentazione uniforme. Cosa emerge? Emerge che un limite alla possibilità di pensare a una regolamentazione uniforme di questo settore nasce dal fatto che i titoli videoludici, cioè i videogiochi, sono di proprietà privata, appartengono a qualcuno. E questo è un profilo che è emerso non soltanto dalle interviste, ma anche a livello di dibattito in sede europea, nell'ambito anche del Parlamento europeo, se ne è discusso fin dal 2017 di questo aspetto. Ecco, al di là del fatto che sicuramente è una questione che può essere anche interessante affrontare, anzi sicuramente è un po' una questione anche giuridica estremamente avvincente da poter affrontare, però ecco, ci piace vederla più come un ostacolo, come una sfida un po' di tutti gli attori del settore, una sfida in particolare anche proprio per i proprietari dei titoli videoludici, in quanto certamente un'evoluzione dell'attuale sistema verso una dimensione che sia istituzionale, ufficiale, regolata, sicuramente alcuni benefici potrebbero, e il condizionale d'obbligo, comunque derivare anche ai proprietari. Cioè, da chiedersi se rimanere così, no, come un settore di nicchia, possa trarre effettivamente, possa essere possa dare esclusivamente benefici, oppure si possa guardare una prospettiva più ampia e quindi pensare a quello che potrebbe essere in una dimensione regolata e istituzionalizzata. Uno degli aspetti che appunto poi mi interessa sottolineare e che abbiamo anche trattato nel tema, Andrea, poi ti passo la parola, lo prometto, è il profilo delle frodi nelle competizioni sportive, che è lo stesso CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, che nell'ottobre 2017, quando ha compiuto la storica apertura alla possibilità di includere le discipline sportive nell'ambito delle discipline olimpiche, ha individuato dei presupposti indispensabili. E fra questi vi è anche che i sistemi nazionali si dotino di una regolamentazione delle scommesse e dei sistemi adeguati di prevenzione e di contrasto delle frodi nelle competizioni sportive. Ora è evidente che, ce lo diceva il direttore Crisantemi, il bacino di pubblico, cioè forse il dato più eclatante, al di là poi della mobilitazione, dei ricavi, dei fatturati che interessano sempre il profilo business, ma anche dal punto di vista sociale e anche dal punto di vista delle scommesse, delle possibili, diciamo, criticità, è proprio un bacino di pubblico esorbitante, giovanissimo ma esorbitante. Quindi laddove c'è un bacino di utenza così importante, è evidente che ci può essere una domanda e un'offerta di scommesse, è evidente che laddove si può scommettere su un avvenimento sportivo così come sportivo, ci sarà sempre il rischio di un interesse ad alterare il risultato di una competizione sportiva per poter ottenere degli illeciti guadagni. Quindi nella misura in cui su un evento si registra un'affluenza di pubblico così importante, sarà fondamentale e indispensabile regolamentare questo settore anche dal punto di vista delle scommesse. In Italia siamo agli albori, ma il resto del mondo parla già su questo fronte e lo conosce molto bene anche il Credito Sportivo, che ha una partnership con una società leader nel settore della prevenzione delle frodi e delle competizioni sportive a livello internazionale, che è Sportradar. Il Credito Sportivo fa attività di sensibilizzazione e prevenzione proprio sul tema delle frodi e delle competizioni sportive a livello anche di club calcistici, con workshop e approfondimenti. Quindi è un problema assolutamente da attenzionare. L'ultimo aspetto è quello culturale, e qui poi passo la parola veramente questa volta per davvero. Il profilo culturale a questa Andrea le piace molto, perché anche se il dato anagrafico non dice diversamente, ma si sente molto della generazione dei millennials, Andrea, e quindi si cala molto in questo. Cioè, allora, quando si dice che non è maturo il nostro paese dal punto di vista culturale per consentire a questo settore di fare il salto di qualità, qui ci si scontra con un immaginario, no? Un immaginario collettivo del ragazzino
che sta chiuso in se stesso e non un nerd che non socializza, un po' uno sfigato si può dare questa passata di questo termine. Ecco, qui siamo su un, probabilmente anche su un terreno di scontro generazionale. Chi non appartiene alla generazione dei millennials fa fatica a capire proprio le dinamiche dello sbarco, del divertimento, di quanto possa essere veramente divertente, perché così ci raccontano anche mia figlia che ha 9 anni, appartiene alla, alla generazione alfa e loro con più dispositivi telematici seguono le competizioni di questi ragazzi, quindi c'è il piacere a guardare gli altri competere in questi videogiochi. Ecco, quindi va sicuramente superato questo, questo profilo culturale, è un aspetto che è emerso anche dalle stesse interviste, alcuni intervistati hanno evidenziato come ancora non c'è maturità su questo. Passo la parola al collega Strada per ribadire che se l'anima del testo è sicuramente quella di un'analisi, come dicevo, il più possibile ampia e aggiornata, il cuore è proprio l'inquadramento del possibile degli e-sports all'interno dell'ordinamento sportivo italiano. Però per fare questo bisogna un po' rispondere alla fatidica domanda, no? Ma gli e-sports possono essere equiparati a una disciplina sportiva tradizionale? Possono essere considerati uno sport? E su questo, insomma, diciamo la sfida è aperta. Grazie a tutti.